I centri di documentazione europea delle Università di Ferrara e Firenze, con il supporto della rappresentanza in Italia della Commissione europea e in collaborazione con l'Associazione Caffè Scienza, presentano su Controradio Citizen Science e Sostenibilità, come affrontare assieme la sfida più importante, dibattito online e occasione di incontro e confronto con il pubblico, un evento congiunto con il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. Venerdì 25 settembre alle 9.35 in diretta radiofonica e in video edo, esperti e docenti interverranno per descrivere il webinar e invitare alla partecipazione. Info su caffè-scienza.it. Bentrovati, siamo in diretta sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Controradio e grazie alla nostra piattaforma digitale Edo, eventi digitali online sui social, per raccontare di quanto abbiamo sentito nella copertina di questa trasmissione, Caffè Scienza, Citizen Science e Sostenibilità, come affrontare assieme la sfida più importante. Saluto e ringrazio i nostri ospiti che sono Giovanna Pacini, buongiorno a lei e bentrovata. Buongiorno a voi, grazie di averci invitato. Giovanna Pacini, del portale della scienza e della sostenibilità dell'Università di Firenze, insieme a lei c'è Andrea Sforzi, che è il direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma. Buongiorno anche a lei, bentrovato. Buongiorno. Giovanna Pacini, qual è, la domanda è importante e impegnativa, la sfida più importante? A cosa si allude nel titolo? La sfida più importante, ed è quella di cui ci parlerà poi Andrea Sforzi, che è uno dei massimi esperti italiani di Citizen Science, ma è quella di far sì che la sostenibilità non sia solo un tema sentito dai cittadini, ma anche vissuto in prima persona, come diventando scienziati loro stessi e quindi contribuendo alla ricerca scientifica. Noi tenteremo di interagire con i cittadini tramite una metodologia che è ben conosciuta e che abbiamo utilizzato da ormai più di 10 anni qui a Firenze, che è il Caffè Scienza. Caffè Scienza che, per motivi di lockdown e coronavirus, stiamo facendo in questi mesi in modalità online. Quindi modalità online, ma funziona bene, abbiamo visto che comunque l'interazione è molto viva attraverso la chat, sia di YouTube sia di Facebook, quindi riusciamo comunque ad avere una partecipazione attiva dei cittadini, ed è quello che vogliamo, sia nel Caffè Scienza e soprattutto nella Citizen Science. Sforzi, ci racconta che cos'è la Citizen Science? Sì, la Citizen Science è la partecipazione attiva dei cittadini nella ricerca scientifica. È una definizione un po' ampia, mi rendo conto, perché in realtà si può partecipare alla ricerca scientifica in tanti modi. In molti settori, ormai nel tempo, diciamo che è nata almeno una 15 anni fa, anche se alcuni esperimenti sono ancora più, vanno ancora più indietro nel tempo, si applica a quasi tutte le discipline della scienza. E si può partecipare semplicemente raccogliendo alcuni dati e rendendoli, diciamo, disponibili per la ricerca scientifica, fino ad arrivare a quella che è, diciamo, la compartecipazione massima, dove le persone vengono coinvolte in ricerche scientifiche in ogni fase della ricerca, quindi contribuiscono alla identificazione di un problema, oltre alla raccolta dati, alla loro elaborazione e interpretazione, fino alla pubblicazione finale. Ci sono moltissimi settori e moltissimi esempi. Quello che dice è molto interessante e mi racconta, come dire, di una scienza e di un paese maturo. Noi molto spesso nel nostro paese, in questi mesi naturalmente, gli esempi sono andati ad abbondare, si tende a tenere molto separate invece le cose. La scienza è degli scienziati, che i cittadini facciano i cittadini, facciano il loro mestiere. In realtà tutto questo ci rimanda ad un upgrade di molte cose. Io penso al citizen journalism, ad esempio, che è molto importante e arricchisce molto il giornalismo fatto di inchiesta, fatto dai professionisti. E questa è una sintesi feconda, Sforzi, probabilmente. Sì, diciamo che si dà l'opportunità alle persone di partecipare. Ormai tutti noi abbiamo strumenti, anche lo stesso smartphone, appunto, che ognuno di noi ha in mano ogni giorno, ha delle potenzialità enormi. Può essere unita a uno smartphone, ad esempio, un sensore che misura la qualità dell'aria o il rumore, oppure semplicemente con lo smartphone possiamo scattare una foto, identificare una specie, inviare informazioni o fare delle elaborazioni anche in qualche caso complesse. Questo è solo un piccolo esempio, ovviamente. Naturalmente, la cosa di cui si discuterà quest'oggi alle 17.30, daremo subito tutti i riferimenti
per partecipare e proprio come la Citizen Science può aiutare il processo di realizzazione di molti degli obiettivi di sviluppo sostenibili posti dalle Nazioni Unite, Giovanna Facini. Questo è un passaggio decisivo, perché tutti abbiamo capito che la questione è molto urgente, però non sempre sappiamo come fare. Esatto, e non sempre tutti possono agire per tutto, quindi secondo me sarà importante capire che ognuno di noi sarà più portato a una scelta, un obiettivo che potrà perseguire. Faccio un esempio, come diceva Andrea Sforzi, il cellulare può essere utile per raccogliere dei dati anche in maniera completamente passiva, quindi non è detto che una persona si debba, tra virgolette, impegnare attivamente, basta che dia la sua disponibilità, per esempio, per raccogliere dei dati in maniera passiva, mentre magari ci sono persone più interessate e più che vogliono partecipare più attivamente, che potranno, ad esempio, non lo so, fare un discorso sul cibo, mi viene in mente, che è un progetto di cui abbiamo parlato anche al Caffè Scienza, ovvero per esempio cercare di non sprecare il cibo avanzato, quindi fare una economia circolare, eccetera, eccetera. Quindi ogni cittadino può e deve, oserei dire, impegnarsi in questo campo, perché ormai, devo dire, c'è una sovrainformazione sul discorso della sostenibilità, cambiamenti climatici, quindi è ben evidente a tutti. A questo punto bisogna agire. Ce l'ha spiegato molto bene, la citizen science non vuol dire che io, magari laureato in giurisprudenza, non laureato, divento uno scienziato da un giorno all'altro, è tutt'altra cosa, è una cosa molto più seria, molto più strutturata, di grande interesse, ma soprattutto di immensa utilità, date le sfide che abbiamo davanti, ma date anche le contraddizioni che stiamo vivendo. Noi ad esempio proviamo a fare a meno dei combustibili fossili usando combustibili da piante che grazie al land grabbing invadono con le loro piantagioni interi territori, pensiamo alla soia nella foresta amazzonica per nutrire i maiali cinesi, per intenderci, Sforzi, per cui rischiamo sempre grandi contraddizioni nel cercare di far fronte a queste sfide. Sì, diciamo che non si parla mai abbastanza di sostenibilità, invece dovrebbe essere il termine che personalmente vorrei sentire più spesso nei telegiornali, dai nostri politici e in ogni settore, in quanto è fondamentale e trasversale a ogni scelta che viene fatta ed è sempre più importante. Quindi ciò che vorremmo riuscire a fare, e questa è un po' la nuova frontiera, la citizen science è un po' nuova per l'Italia, nel senso ci si lavora da alcuni anni, ma ancora siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi. La citizen science applicata allo sviluppo sostenibile è un po' la nuova frontiera che però dovremmo rincorrere velocemente, perché non possiamo fare diversamente. Diciamo che ognuno deve poter contribuire a raggiungere il prima possibile gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo inserito sul nostro sito contrario.it banner dedicati al libro Rifiuti, istruzioni per un futuro sostenibile, dal quale è possibile scaricare l'ebook gratuitamente, edizione Apice Libri, ed è un libro collettaneo che tra gli altri autori e autrici vede anche Giovanna Facini. Il tema dei rifiuti è un tema enorme che crea peraltro enormi divisioni, Giovanna Facini. È proprio vero. Il libro nasce all'interno dello sportello della scienza e della sostenibilità dell'Università di Firenze, che ha finanziato la pubblicazione iniziale del libro, e nasce proprio per capire il mondo dei rifiuti, che è un mondo controversissimo, e questo l'abbiamo fatto grazie soprattutto, la parte iniziale è stata scritta soprattutto da Franco Bagnoli, che oltre a essere un professore di fisica teorica è presidente di Caffè Scienza ed è il responsabile della sostenibilità per l'Università di Firenze, e due ragazze che si occupano attivamente per la loro ricerca di rifiuti, quindi Sara Falsini e Federica Ruggero, e io mi sono occupata in realtà di intervistare le realtà locali che si occupano in qualche modo, sono collegate ai rifiuti. Quindi il libro è suddiviso in varie parti, mi dicono che è leggibilissimo, quindi è un libro anche piacevole da leggere. Le interviste sono anche, si possono anche ascoltare, ci sono i podcast, quindi veramente usatelo come strumento, perché l'abbiamo fatto per questo, proprio per essere usato come strumento, anche perché appunto bisogna imparare. In realtà l'idea sarebbe non generare rifiuti, no? Sarebbe l'ottimo, cioè che non ci siano rifiuti, però ancora non ci siamo, e quindi bisogna però imparare a gestirli bene.
Vi prego a questo punto di raccontarci nel dettaglio come seguire il vostro appuntamento, il vostro Caffè Scienza che si svolgerà quest'oggi alle 17.30. Sforzi, mi dice lei? Sì, ci sarà. Ditemi voi, una battuta a testa. Faccio io perché sì, magari forse... Andrea l'esperto e Caffè Scienza che organizza, mi dispiace lasciargli questo onere. Diciamo che Caffè Scienza si può seguire in due modi paralleli, forse tre. Potete andare sul canale Caffè Scienza di YouTube e si andrà lì in streaming in diretta. Allo stesso modo nella pagina Facebook di Caffè Scienza ci sarà la diretta. Se vi perdete basta andare sul sito Caffè Scienza, la pagina dedicata all'evento di oggi, c'è il link per arrivare sia su YouTube che su Facebook. Quindi allora, cercate Caffè Scienza e ci trovate. Giovanna Pacini, lei prende per matto, ma in realtà funziona. Che chi ci ascolta a questo punto dice: ah, ecco, mi sono perso. Ripetiamolo brevemente. Scusa, il tutto? Sì, ripetiamo il link, proprio la possibilità di accesso, molto velocemente. Allora, la possibilità di accesso è attraverso il canale YouTube di Caffè Scienza. Quindi andate su YouTube, cercate Caffè Scienza, il canale, e oppure cercate proprio il titolo Citizen Science e Sostenibilità. E lì c'è lo stream online in diretta dell'evento. Oppure sulla pagina Facebook di Caffè Scienza, www.facebook.it/caffescienza mi pare, ma se ci cercate ci trovate, e anche lì ci sarà la diretta. Quindi, oppure... Così hanno recuperato tutte le informazioni, alla radio funziona anche così. Vuole aggiungere qualcosa? Sforzi, siamo in chiusura? No, vi aspettiamo nel pomeriggio per approfondire questi temi che credo siano centrali su molte delle nostre scelte nel quotidiano. Ci sarà anche Franco Bagnoli, ci saranno diversi ospiti con i nostri ospiti di questa mattina, che abbiamo sentito questa mattina, Andrea Sforzi, appunto direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, Giovanna Pacini, responsabile dello Sportello della Scienza e della Sostenibilità dell'Università di Firenze. L'appuntamento è per quest'oggi alle 17.30 con Citizen Science, Sostenibilità, come affrontare assieme la sfida più importante. Grazie davvero per essere stati con noi questa mattina. E grazie dello spazio che ci avete dedicato. Grazie a voi. E vi aspettiamo tutti, mi raccomando. I centri di documentazione europea delle Università di Ferrara e Firenze, con il supporto della rappresentanza in Italia della Commissione europea e in collaborazione con l'Associazione Caffè Scienza, presentano su Controradio Citizen Science e Sostenibilità, come affrontare assieme la sfida più importante, dibattito online e occasione di incontro e confronto con il pubblico, un evento congiunto con il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, venerdì 25 settembre alle 9.35 in diretta radiofonica e in video edo. Esperti e docenti interverranno per descrivere il webinar e invitare alla partecipazione. Info su caffè-scienza.it.